Ben ritrovati carissimi amici di FantaWorld, oggi in compagnia di Salvo facciamo qualche passo indietro, tornando indietro appunto di qualche giorno perché vogliamo celebrare ovviamente Euro 2020 e la vittoria strameritata degli azzurri a Euro 2020 che ci ha reso più felici di così, non lo so con cosa ci potesse rendere quest'estate. No, il mondiale... Il Mondiale 2006, forse, ma anche qua abbiamo goduto abbastanza. Devo dire. Lo sai che devo dire che a livello forse di emozioni, questo di più, perché ero un po' più piccolino sicuramente al Mondiale 2006, l'ho sentito veramente tanto questo europeo, è veramente stata una cosa fantastica, l'Italia che non ha sbagliato un colpo dall'inizio alla fine, è andato tutto perfetto, anche un pizzico di fortuna che comunque ci vuole, perché quando vinci comunque la fortuna c'è anche quel pizzico di fortuna. Però meritato. È stata veramente impeccabile, esatto, assolutamente. Secondo me, veramente, campionato, devo dire, dominato, campionato europeo quasi dominato, quindi assolutamente complimenti a Mancini, a tutto il gruppo azzurro e anche a noi tifosi, noi che abbiamo fatto baldoria fino a notte fonda, no? Quel 11 luglio 2021 che resterà nella storia. Abbiamo goduto abbastanza, devo dire. Mamma mia, fantastico, fantastico. Uscirà il pallone d'oro da questa nazionale, vedremo. Bah, io sinceramente ho grandissimi dubbi. Ho qualche dubbio anch'io, però già il solo fatto di essere annoverati tra i papabili è una novità clamorosa. Esatto, cosa a cui non siamo abituati, e quindi già vedere un italiano anche, non so, nella top 5, nella top 3 sarebbe comunque un motivo di vanto. Ecco, andiamoci avvicinando piano piano a questi grandi traguardi. Allora, oggi insieme a Salvo vogliamo appunto tornare a parlare degli europei, perché ovviamente l'Italia ha vinto, siamo contentissimi, felicissimi, però siamo anche molto lucidi, no, nelle nostre valutazioni, perché vogliamo andare a stilare, abbiamo anzi stilato una nostra flop 11, una nostra top 11, per andare appunto a vedere chi sono stati i giocatori che hanno deluso e chi sono stati i giocatori invece che hanno davvero, devo dire, impressionato in positivo e comunque hanno giocato un grandissimo europeo. E devo dire che nella top 11 una spruzzatina di azzurro, quella la vedo. Qualcuno sì, l'abbiamo... esatto, ce lo siamo portati. Vabbè, giustamente direi, no? Giustamente. Allora, iniziamo invece con la flop. Vogliamo punire prima. Sì, andiamo a bacchettare prima chi deve essere bacchettato. La Francia mi sa che verrà bacchettata. Lo anticipiamo. Sì, ovviamente sì, perché la Francia era una di quelle squadre che era praticamente, non so, è la favorita. La favorita, si può dire, no, insieme al Belgio, probabilmente, invece hanno un po' deluso entrambi. Allora, la flop 11 è un 4-2-3-1. Partiamo col portiere, abbiamo inserito in porta Unai Simón, il portiere della Spagna, che diciamo, credo basti guardare, no, quell'autogol con quel controllo sbagliato contro la Croazia, che lo ha inserito, diciamo, in automatico in questa top 11. Si è autolanciato, ha deciso lui di mettersi nella flop 11. Diciamo, l'altra papera è stata quella del portiere della Slovacchia, mi pare, che si è buttato la palla in porta. Sì, esatto. Però quella era la Slovacchia. Qua parliamo del portiere della Spagna, che non dovrebbe mai fare una cosa del genere, l'ha fatto. Assolutamente. Stupisce il fatto che non ha parlato De Gea. Questo mi ha stupito, non so perché c'è stata questa scelta. Il portiere del Bilbao è stato preferito, però non so perché. Magari ci sarà un cambio di gerarchia dopo. Sì, probabilmente qualcosa di futuribile da parte di lui. Anche se alla fine si è un po' ripreso, però resta sempre l'orm. Cioè il... Sì, vabbè, quella macchia, diciamo, dell'errore che non si può togliere. Resta purtroppo, esatto. Tra l'altro, il portiere della Slovacchia in questo momento mi ricordo Dubravka, il nome. Dubravka, esatto. Tra l'altro, poi in quella partita, in realtà, prima va anche parato di gol. Quindi, non è che è andato così male, a morata. Allora, linea 4 invece, quindi nel nostro 4-2-3-1 con Pavard, Ruben Dias, De Ligt e Blind. Quindi praticamente abbiamo rappresentate delle grandi squadre, perché ci sono Francia, Portogallo e Olanda in questa linea. L'Olanda che era partita benissimo e poi è crollata all'improvviso con la Repubblica Ceca, senza motivo, mi viene da dire. Esatto. Anche se è una cosa, questa è una caratteristica purtroppo per gli olandesi, mi viene da dire, molto frequente, nel senso che l'Olanda spesso si perde, no, durante un campionato del mondo, un campionato europeo. Però è una cosa che non va fatta, perché comunque più che altro aveva il suo lato di sorteggio che era facilissimo, diciamo, molto favorevole, esatto. Si è persa già alla prima e quindi merita di essere nella flop. Due difensori, tra l'altro, soprattutto De Ligt, mamma mia, che ha sancito forse l'eliminazione con quel colpo di mano sciagurato. Esatto, diciamo che lui con i falli di mano non è che ci va proprio d'accordissimo. No. E poi Pavard e Ruben Dias, anche loro provenienti, diciamo, dal girone di ferro, no? Francia e Portogallo. No, Blind dell'Olanda. Nell'Olanda, Blind. No, Ruben Dias. Ah, sì, avevo capito Blind. Quindi dico Pavard, che comunque
A me, sinceramente, come terzino non è mai piaciuto così tanto in generale, perché è un terzino che, secondo me, proprio non ha neanche le caratteristiche fisiche per fare il terzino di squadra. Ha avuto quel sussulto al mondiale. Quello, sì, esatto, quello, mondiale. Quello lì, solo quello lì, e poi diciamo poca roba, devo dire sinceramente. Quindi diciamo una linea 4 che ha deluso tanto, Però, sì, stavo dicendo, i due centrali, Ruben Dias e De Ligt, che abbiamo inserito, sono i due difensori centrali con il valore più alto secondo Transfermarkt a livello internazionale. Questa è la beffa. E la beffa è questa. Esatto, sono quelli che costano di più al mondo come difensori centrali, ma sono i due centrali della nostra flop 11. Esattamente, quelli che in questo Euro 2020 appunto hanno deluso di più rispetto agli altri. Infatti stavo proprio per dire questo, questa linea 4 diciamo che potenzialmente poteva essere anche messa nella top 11, perché comunque è una bella linea 4, però in realtà, sulla carta sì, però. Andiamo invece ai due mediani, quelli davanti alla difesa, e qui è tutta una questione di Serie A, mi viene da dire, no? Perché Brozovic e Zielinski li abbiamo inseriti qui, perché anche loro, non è che il loro europeo sia andato benissimo, no? Zielinski, ci aspettavamo tutti anche, devo dire, qualche bonus in più, giocando praticamente insieme a Lewandowski, aveva grandi possibilità di bonus. Brozovic, ok, fa sempre quel ruolo, però non lo ha fatto bene, alla fine è stato il solito Modric a prendere in mano la squadra, no? Sì, e Brozovic ha anche avuto qualche amnesia comunque, quindi esatto, si è un po' perso. E Zielinski, sinceramente la Polonia, che non si è qualificata agli ottavi, già parla per sé, nel senso, esatto, calma piatta. Cioè, a parte Lewandowski che ha fatto 3 gol, tutto il resto veramente da cestinare. Zielinski, grossa delusione secondo me, mi aspettavo molto di più. Anche io, soprattutto dopo il campionato che aveva finito comunque col Napoli. Ah, soprattutto perché giocava anche in attacco, cioè non è che giocava arretrato, esatto, era comunque la spalla di Lewandowski, quindi brutta delusione. Ha fatto il compitino, ma anche male, quindi anche qui flop 11 meritato. Calma piatta anche per lui, esatto. Linea di tre quarti invece, con dei giocatori, compreso anche l'attaccante, mi viene da dire che sono stati messi qui sia perché ovviamente hanno fatto male, sia perché le aspettative su questi giocatori, secondo me, erano veramente troppe, altissime. Il centravanti soprattutto. Soprattutto il centravanti, appunto lo andiamo a dire. Griezmann, Bruno Fernandes e Çalhanoğlu, questa è appunto la linea. Dei tre quarti, come punta abbiamo inserito Kylian Mbappé. Zero gol di Mbappé nell'europeo della sua consacrazione. Brutta mazzata. Rigore sbagliato. Rigore decisivo sbagliato. Quindi Mbappé è stata forse la delusione più grande in base all'aspettativa che c'era su di lui di questo europeo. Ma anche, penso anche al fante europeo, no? Chissà in quanti avranno potuto tanti crediti su Mbappé. E ovviamente purtroppo è andata veramente malissimo. Una macchia gigantesca questa, mi sa, nella sua finora breve carriera, ma piena di successi. Questa è molto pesante. Parlando invece di tre quarti, io inizierei con Çalhanoğlu, perché comunque forse era quello che comunque giocava nella squadra più scarsa rispetto a Portogallo. Sì, però sulla Turchia c'erano delle aspettative. In realtà zero totale, anche la Turchia. Esatto, sì. Anche la Turchia è veramente un flop pazzesco, tra l'altro appunto nel girone nostro, nel girone dell'Italia. Turchia che ha chiuso veramente malissimo, ha fatto 3 partite, una peggiore dell'altra. Zero punti e quindi è andato a casa appunto subito, devo dire. E Çalhanoğlu è stato uno di quelli che doveva prendere in mano appunto la propria nazionale. In realtà è stato anonimo al 100%. Esatto. Come anonimo è stato Bruno Fernandes. Esatto, proprio per dire questo. Non me l'aspettavo completamente, cioè nel senso, quello che si è visto al Manchester United faceva presupporre un europeo da protagonista, in realtà non ha più neanche giocato a un certo punto, subentrava perché veramente in campo era impalpabile. Clamoroso questo, secondo me. Sì, dicevo che ci sono stati tantissimi giocatori che, diciamo, avendo finito il campionato benissimo, per esempio Zielinski, appunto, per esempio Bruno Fernandes, ma anche Mbappé stesso, ci si aspettava che su questa scia potessero poi continuare all'europeo. Invece sono totalmente... Hanno praticamente cambiato e opposto il loro rendimento, incredibile questa cosa. E poi Griezmann, diciamo anche lui, compagno d'attacco di Mbappé, diciamo che, cioè alla fine diciamola tutta, no? Nell'attacco della Francia si è salvato solo Benzema, che comunque ha fatto 2 doppiette consecutive. Appunto, più di così che deve fare, no? Tra l'altro Benzema è il più anziano di tutti in quell'attacco e ancora regge la baracca, non si doveva neanche essere convocato, però poi, esatto, meno male che è stato convocato, che è arrivato agli ottavi almeno.
Appunto, ecco, quindi diciamo la Francia fuori agli ottavi. Non ce l'aspettavamo per niente. Qual è il tuo flop più clamoroso, secondo te, tra questi? Beh, Mbappé è quello che salta di più all'uomo. Cioè, non posso vedere zero gol. Zero gol, era inaspettato. Anche che sbaglia il rigore contro la Svizzera. Cioè, è una cosa clamorosa. Sì. Mbappé sicuramente. Mbappé subito dopo Bruno Fernandes, però... Sì, una, esatto, serie di flop... Diciamo che... Clamorosi in questa cosa. Ma anche lo stesso Bernardo Silva del Portogallo, anche lui impalpabilissimo. Sì, quindi... sì. Ci sono stati tanti giocatori che sono appunto molto qualitativi, molto di qualità, sì, tecnici, che non hanno fatto bene. Esatto, assolutamente. Purtroppo non abbiamo potuto inserire tutti in questa flop 11. Andiamo invece alle note, quelle belle, no? Quelle sì, quelle azzurre, quella tinta azzurra. Quelle azzurre, esatto, quelle a tinte azzurre, perché andiamo a parlare di top 11 con la nostra 4-3-3, quindi anche qui, no, il modulo dice un po' tutto, perché anche il modulo della nostra nazionale. Però un po' camaleontico, vedremo, che può anche essere cambiato. Sì, vero, è un po' camaleontico, però io inizierei dal portiere, cioè Gigio Donnarumma. Commento da portiere che eri tu a calcetto, a portiere Donnarumma. Vabbè, basta la premiazione di miglior giocatore dell'Europeo, quindi sì, questo già diciamo la dice lunga. Cioè, è stata una sicurezza totale tutte le partite, tutte le giornate, il rigore decisivo parato, il rigore decisivo contro la Spagna, sicurezza sempre, esatto. C'è poco da dire. Mi viene in mente anche la parata su De Bruyne in Belgio Italia sul sinistro di De Bruyne da fuori area, ha fatto una grandissima parata, ad esempio. E la parata su Dani Olmo nella mischia. Dani Olmo, esatto. Sono interventi, diciamo, che non si notano tanto, ma che sono veramente importanti. Fondamentali, esatto. E poi la sicurezza in tutto il reparto, quindi c'è poco da dire. E poi, diciamo, l'unica cosa che mi fa veramente tanto ridere è che lui si è accorto 3-5 secondi, tra i 3 e i 5 secondi dopo che eravamo campioni d'Europa. Perché lui ha parato quel rigore a Saka. Non aveva tenuto il conto. E poi è andato lì come a dire, dai, adesso tocca nuovamente a noi. Sono ancora concentrato. Ho appena visto i compagni che correvano verso di lui dopo... ci ha messo qualche secondo e poi si è messo a risultare. Ma poi un armadio in porta, cioè immagino il rigorista che gli tira di fronte, cioè che vede questo armadio davanti, non esatto. Sa, forse Rashford per questo si è confuso all'improvviso. Ho sentito un'intervista di Luca Toni, che diceva proprio questo, proprio questa cosa, sì, che hai detto tu, nel senso che è un attaccante che va sul dischetto e si vede uno di 1,90 m passati per un metro e mezzo di larghezza, impazzisce. La porta diventa piccola, cioè diventa tipo una porta di hockey, per cui è veramente, cioè anche dal punto di vista psicologico, non volendo, lui intimorisce l'avversario. Sì, ma l'hai visto nell'ultimo rigore Saka, rivedendo tutto il replay, tutto, gli tremavano le gambe, Saka. Sì, stava tremando. Esatto, sì, assolutamente. Lui veramente da veterano ha mantenuto una calma e una concentrazione veramente pazzesca per tutto l'Europeo, quindi complimenti a Gigio Donnarumma. Allora, difesa 4 con Mele, Bonucci, Chiellini e Shaw. Bella difesa 4. Bella qua, sì. Hanno fatto un Europeo pazzesco, mi viene da dire. Io partirei da Mele, cioè la esatto, grandissima sorpresa, esatto, dell'Europeo. Esatto, mamma mia, che Europeo che ha questo fatto. È il capolavoro, l'ennesimo capolavoro di Percassi, che è Sartori, che trovano fenomeni ovunque. Cioè, questo ha fatto esatto, 5 mesi all'Atalanta, 5 mesi, mi pare. E ha fatto un Europeo assurdo. Da protagonista. Incredibile. Sì, comunque nel ruolo si può da mettere anche Dumfries, mi viene in mente, che ha fatto bene, Walker, anche loro hanno fatto, esatto. Però Mele mi ha stravolto. No, Mele se lo merita. Mele se lo merita assolutamente. Ha arato quella fascia. Anche due gol. Due sì, gol e anche mi pare che ha tirato tantissime volte in porta anche, quindi sì, sfruttando sì, gli insegnamenti di Gosens, insomma. L'Atalanta ti plagia. Come si sono esatto, ti plasma benissimo e quindi diciamo Mele ha poi portato tutto questo anche in nazionale. E poi Bonucci, Chiellini, ma di che stiamo parlando? Un muro invalicabile, no? Sì, vanno insieme, li volevamo separare, però esatto, vanno insieme. No, è impossibile separarli. Sono una sicurezza pazzesca, poi come diciamo sempre, quando c'è Chiellini in forma, chi è accanto a Chiellini ne trae sempre beneficio. E Bonucci lo ha dimostrato, perché è stato anche lui una sicurezza. Chiellini è stato, secondo me, sempre quella spanna in più dal punto di vista difensivo. Io comunque... Sì, difensivo sì, però... È un difensore proprio come si deve. Però, certo, Bonucci, ovviamente, ha altre caratteristiche. Sa impostare il gioco, come non sa fare Chiellini. Ha anche segnato il gol del pareggio in finale, quindi comunque
ci ha salvati spesso, e poi ha anche tirato un rigore, anche tirato un rigore in finale. Due rigori, e in semifinale anche. Anche sì, anche in semifinale, esatto. Personalità da vendere. La personalità pazzesca di Leonardo Bonucci. È una coppia che non si può scindere, fantastico. Quindi vanno messi insieme, però la menzione, esatto. La menzione per Kier la farei. Tornando in tema, sì, Danimarca, ovviamente. Che anche lui è arrivato in semifinale, la Danimarca va citata molto. Sì, sì, sì. Ha fatto un grande europeo la Danimarca, poi dopo tutto quello che era successo la prima partita. Cioè, Kier secondo me andrebbe messo... Kier è l'uomo immagine dell'europeo, esatto. Esatto, perché per quello che ha fatto anche sì. Oltre appunto ai meriti del campo. Quindi comunque Kier è uno da premiare a prescindere. E poi andiamo su Shaw, perché Shaw ci ha fatto prendere uno spavento. Perché i primi due minuti di Italia-Inghilterra non è che siano andati così bene. Però devo dire che ha fatto un grande campionato. Non solo la finale. Ha fatto una stagione... Esatto, ha fatto una stagione in generale con Manchester United in crescendo e poi ha culminato con questo grandissimo campionato europeo trovando anche il gol in finale. Sì, tra l'altro neanche doveva essere titolare certo, perché comunque c'era Chilwell, campione d'Europa, esatto. con il Chelsea, con da Chelsea. Titolare, quindi in molti si immaginavano Chilwell titolare, in realtà ha giocato lui con pieni meriti. Perché ha anche fatto due assist mi pare, più il gol in finale, insomma, però è sempre stato nella vivacità offensiva della squadra. Sì, 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 ma poi la spinta costante, cioè un giocatore veramente, veramente ottimo, ottimo. Ha fatto una grande impressione. Io lo ricordo quando esordì col Manchester United ed era un ragazzino e già aveva fatto vedere delle belle cose. Poi si è andato un po' perdendo, però adesso è ritornato molto, molto bene. E questo europeo, diciamo, lo abbiamo premiato anche mettendo il... Però, se Spinazzola col Belgio non faceva crack... Chissà che magari avevamo un tre quarti in Italia in questa difesa. Però alla luce di questo è giusto premiare Shaw, perché veramente molto continuo, quindi gli va dato atto questo. Assolutamente. Siamo italiani, patriottici, però obiettivi. Ma siamo oggettivi, assolutamente sì. Andiamo al centrocampo, il centrocampo a tre in cui abbiamo Jorginho davanti alla difesa, che quindi anche qui, anche nella nostra top 11, no, è il regista, è quello che amministra il gioco. E poi ai suoi lati abbiamo Pedri nel centro-sinistra e Damsgaard centrodestra. Damsgaard, mi permetto di dire, un signore europeo. E poi quella punizione è stata una cosa pazzesca dopo, ma forse solo quella, cioè forse è la cosa, e anche il gol che ha fatto precedentemente, due gol, ma fossero solo queste le giocate, cioè in realtà ha disseminato calcio tutto l'europeo Damsgaard, esatto. Quindi lo mettiamo in questo trio di centrocampo, ma grazie a lui possiamo anche cambiare modulo, anche perché può giocare anche sulla tre quarti, esatto. Quindi Damsgaard è il nostro jolly preferito, chissà al fantacalcio quanto va quest'anno, ci sono molte aspettative ormai, esatto. Esatto, dopo questo europeo, diciamo, è il 4-3-3 di D'Aversa, ce lo aspettiamo lì sul centro-sinistra a fare famiglia, quindi vediamo. Poi, allora, Jorginho, però te la posso dire una cosa, partiamo dalla cosa più brutta. Il rigore, l'ultimo rigore. In realtà stavamo insultando tutti, è giusto. Cioè... Sì, sì, ero proprio messo così, ho detto, vabbè dai Jorginho, cioè, è fatta. E poi invece no, c'è clamoroso. Vabbè, capi, i rigori si sbagliano. E comunque era tirato anche bene, attenzione, ha fatto una bella parata Pickford. Sì, sì, Pickford è stato bravo. Però chi merita se non lui il perno di regista di questa top 11? Credo nessuno, quindi... Un giocatore, devo dire, quasi inimitabile, cioè ha un'interpretazione di quel ruolo lì che è fantastica, è veramente fantastica il Jorginho. Una sicurezza nel giocare la palla, cioè tu puoi dargli la palla anche in mezzo a due, tre, lui te la scarica di prima, te la gioca. Un po', mi viene da dire, ovviamente è un paragone forse ancora prematuro, però un po' come si poteva fare con Pirlo, cioè tu a Pirlo potevi dare la palla anche in mezzo a tre persone. Ma prematuro non lo so, perché mi sa che quello è il livello, secondo me. Sì, sta salendo tanto di livello Jorginho, quindi arriverà sicuramente a quei livelli lì. Ci siamo. Se non ci è già, attenzione, esatto, perché veramente il livello è... Cioè, doppio campione d'Europa comunque, perché Chelsea, Italia, tutte e due da protagonista, quindi è lui forse tra gli italiani quello più candidato, diciamo, candidabile. Il pallone d'oro. Sì, potrebbe essere. Perché i trofei parlano per sé. Esatto. E poi... Pedri. Questo è un mio pupillo che io stravedo per questo ragazzo. Ma te l'aspettavi così, questo europeo del genere? Io sono rimasto sbalordito. Allora, così no. Pensavo che potesse essere una scommessa di questo europeo dal punto di vista magari del rendimento, infatti lo è stato, però ha una qualità, una finalizzazione, nel senso che è una rifinitura, ecco, la finalizzazione. Cioè ti fa quel passaggio fra le linee, è veramente un giocatore fantastico, e quindi
Ovviamente anche qui già in Spagna parlano del nuovo Iniesta, diciamo, non siamo a quei livelli lì, però Pedri... Però Luis Enrique ha detto che già a quell'età Iniesta non faceva queste cose, ha detto. È vero, è vero. Iniesta non faceva queste cose a quest'età, però secondo me poi Iniesta ha avuto una parabola troppo grande in questa sua carriera. Ma... Quindi vedremo. 18 anni, parliamo di un titolare del Barcellona e della Spagna a 18 anni. Assolutamente sì, ma infatti, ripeto, è un giocatore che io stravedo per lui, è un giocatore fortissimo, vedremo però se saprà appunto conquistarsi questa continuità di rendimento anche in nazionale. Oltre che ma io ti dirò, se la Spagna vinceva contro di noi e il rigore arrivava in finale, secondo me Pedri sarebbe stato il giocatore dell'Europeo. Potrebbe essere. Veramente troppa qualità in un diciottenne. In un diciottenne. Illegale, concentrata veramente. In un diciottenne, sì. Fortissimo, veramente. Grande giocatore. Andiamo invece al tridente offensivo, che mi piace tantissimo, devo dire, perché si può anche parlare di attacco leggero, perché non abbiamo poi alla fine una punta di peso poi alla fine lì davanti. E questo tridente prevede Chiesa, Schick e Sterling. Da chi iniziamo? Da Patrick Schick e quel suo gol da centrocampo? Parliamo dal capocannoniere, parliamo innanzitutto. Esatto. E di quello che ha fatto il miglior gol dell'Europeo, quindi... Tanta roba, Tantissima roba Patrick Schick, inaspettato. Vabbè, diciamo che la cosa... Sì, inaspettato sicuramente, esatto, però dai, le qualità comunque lui le aveva fatte vedere. Cioè, alla Samp aveva dimostrato di avere tantissime qualità. Poi si era perso un po' alla Roma, poi... è andato via dall'Italia, però poi alla fine, ragazzi, se il talento c'è poco da fare. Poi viene immerso e viene, diciamo, concentrato magari in una squadra che gira bene e gira anche l'attaccante. E Schick è girato bene in questo momento. Sì. Cioè, poi ha superato Kane, Lukaku, Ronaldo. Appunto. Insomma. Quindi, cioè, cosa volere di più? Cosa volere sì. di più? Anzi, no, Ronaldo ha fatto gli stessi gol, sì, 5 sì, o 3 rigori, rigori esatto. 2 o 3 rigori, se non sbaglio. Esattamente. Schick tutti su azione, quindi è lui il nostro finalizzatore della nostra top 11. Assolutamente sì. Poi andrei invece da Sterling sul centro-sinistra per poi spostarci su Chiesa per chiudere appunto con lui. Sterling anche lui ha fatto un grande campionato, no? Abbiamo comunque voluto premiare l'Inghilterra, non è che... perché comunque Shaw e Sterling comunque sono due. E se non mettevamo Dasgard, io mettevo Phillips, rimanendo in tema di Inghilterra, che se lo meritava esempio, anche lui quella esatto. posizione là. Comunque sì, l'Inghilterra va premiata e Sterling è stato l'uomo decisivo di tutto il girone innanzitutto. Esatto. Perché a un certo punto segnava solo lui. Sì, a un certo punto finivano tutti a 1-0 gol di Sterling. Esatto. E quindi finché non si è sbloccato Kane, praticamente era solo lui il goleador, ecco, di questa Inghilterra. E poi mi viene da dire Chiesa è stato pazzesco, un giocatore che mette cuore, grinta, anima, non so quante altre qualità mette in campo lui, però è di una concretezza questo ragazzo, veramente. Ci ha fatto godere, un giocatore di movimento che più di tutti ci ha fatto esultare. Esatto, abbiamo iniziato dall'Austria, no? Con quel gol, la passa, magari il controllo, poi si è ripreso, tirato di sinistro, gol pazzesco. Poi il grandissimo gol contro la Spagna, che è stato qualcosa di... fenomenale. E poi in finale ci ha fatto come si dice, strozzare l'urlo in gola, perché più volte è andato vicino al gol. Stavamo già esultando con una prorompenza, una potenza, non lo so, anche nelle situazioni in cui sembra che lo chiudano in due avversari, lui riesce ad uscirne con una fisicità anche che non ti aspetti, un'esplosività assurda, per esempio appunto contro l'Inghilterra, poi ha tirato di sinistro, la palla è uscita di poco, tra l'altro non è neanche il suo piede, quindi lui riesce a, non lo so, esprimere, come si può dire, no? Questa sua potenza calcistica in maniera pazzesca, e questa è una cosa che lo premia tanto, e tra l'altro le big europee hanno già messo gli occhi su di lui. Eh sì, si è arrivati già all'ultima offerta di 100 milioni del Chelsea. Esatto, la Juve non vuole sentire ragioni, immagino, però ci sta che lo cerchino, perché Chiesa ha fatto un europeo fantastico, come tutta la nostra nazionale. Come tutta la nostra nazionale, le prime due partite del girone, dominate dall'Italia, dominate senza Chiesa, perché ha giocato Berardi, c'era Berardi. Questo a far capire il gruppo quanto è stato importante. Sì, questo è stato forse il punto di forza migliore. Cioè, il miglior giocatore di movimento dell'Italia, le prime due partite era in panchina.
Cioè, questo è tra l'altro Berardi comunque non l'ha fatto rimpiangere assolutamente. Quindi la forza del gruppo come prima cosa che ci ha fatto trionfare. Assolutamente. E mi piace questa come chiosa finale del nostro video, perché lo hanno detto veramente praticamente tutti i protagonisti, da Mancini fino all'ultimo magazzino, ha detto che questa non era una squadra, era una famiglia. Perché tutti si volevano bene, tutti facevano qualcosa per il compagno. E tutti si sentivano importanti, tutti. Esattamente, e questa poi rientra nella definizione di squadra vincente, proprio questo. Lasciare il singolo per il collettivo, per questo. Ho portato l'Italia a vincere meritatamente gli europei, Euro 2020. Io ringrazio Salvo per questa analisi finale sugli europei. Come sempre ci rivediamo per i video dedicati anche al calcio mercato. Commentate con Top e Flop 11, chiaramente. Ovviamente sì, celebriamo l'Italia, it's coming Rome, scrivete quello che volete ovviamente come hashtag, scatenatevi qui sotto su YouTube e su tutti i nostri social. Come sempre, un saluto da Fantaworld.